Ciao a tutti, sono Marta Sofì e benvenuti in un nuovo video. Benvenuti in un nuovo video in cui purtroppo dobbiamo continuare a parlare per quanto riguarda la vicenda di Palermo, perché onestamente c'ho una quantità di roba che è successa, delle reazioni politiche, giornaliste, che mi fanno una più schifo dell'altra. E visto che mi sono ripromessa di iniziare e ricontinuare a fare video qui principalmente per continuare a denunciare nel mio piccolo queste cose, visto che non sono un'avvocata, non sono una politica, non sono una giornalista, l'unica cosa che ho è un canale YouTube e tento di dare attenzione a queste cose. Quindi il motivo per cui continuo a parlarne è questo, e perché per dire ad alta voce che certe cose mi fanno schifo non cambia direttamente niente, non pretendo che cambierà qualcosa, però ci tengo a dire la mia e spero che sempre più persone riflettano su questa cosa e capiscano che siamo circondati da schifezze. Detto questo, iniziamo subito col parlare, non delle tante informazioni e cose così, perché non diventerà un TG purtroppo per quanto riguarda tutte le cose brutte che succedono nel mondo, non è mia intenzione. Vorrei continuare a parlare di come i media e la politica continuano a trattare questo caso, che è diventato un po' il simbolo di un problema generale. E il problema generale, secondo me, non è semplicemente la violenza, perché non è che esisti da oggi, e non è nemmeno quella per le strade, perché la maggior parte degli attacchi a persone, donne, bambine, avvengono principalmente dentro casa, da parenti o prossimi, quindi amici, del parente e tutto. Trovo però rivoltante come la politica stia trattando questa cosa, trovo rivoltante che la politica abbia avuto più premura di esporsi per situazioni legate a reality show, a bestemmie dette in televisione, piuttosto che a questo. E come al solito succede sempre la stessa cosa, la politica si divide in due cose. Qui non abbiamo degli accusati che sono stranieri, abbiamo degli accusati che sono italianissimi, quindi non potendo giocare la carta razzismo, imbarchi, a casa loro, eccetera, eccetera, cosa fanno? Victim blaming e militarizzazione. La militarizzazione non serve a niente. Faremo anche un discorso per quanto riguarda la castrazione chimica, che secondo me è fondamentale capire che non è utile, non serve a niente, perché le aggressioni non sono semplicemente questo, non è semplicemente la penetrazione, ma l'aggressione può essere anche obbligarti a fare a questo un coso di bocca, eccetera. E non cambia niente per quanto riguarda castrazione più o meno. Magari farò un discorso, un video generale solamente su quell'argomento. Purtroppo non è la soluzione è diversa. E così come molte persone stanno parlando della soluzione tramite la cosa, come si dice, l'educazione, i centri e tutto, sono d'accordo che possono essere una parte, secondo me sono una parte piccolissima, e sono una parte che, se non cambiano le cose a livello politico, creano un problema. Se io accendo la televisione e sento politici che danno la colpa alla vittima, questo rimane un problema. Se vedo nessun politico si schiera a favore della vittima in una situazione come questa, dove non possono nascondersi dietro noi non sappiamo come sono andati i fatti, allora c'è un problema. C'è un problema se non si parla mai della vittima, non c'è mai una sorta di vicinanza a lei, ma si usa questo tema e quello che le è successo semplicemente come una questione strumentale per parlare dei cazzi propri, che sia la militarizzazione, che sia cavoli propri su altre cose e roba del genere. È un problema. È un problema che deriva semplicemente dalla politica, non semplicemente, purtroppo, principalmente dalla politica. E se io vedo un politico che tratta questo tipo di reato con meno gravità rispetto a una bestemmia detta al Grande Fratello, io che cresco in questa società penso che quel reato non è grave, che anzi è più grave bestemmiare al Grande Fratello in prima serata anziché su una tizia. Parleremo di questo, parleremo delle dichiarazioni di Gianbruno o roba del genere. Madonna mia, me sto sentendo male, me sto arrabbiata semplicemente perché sto a leggere lo schifo che tratta questo tipo di reato con meno gravità rispetto a una bestemmia detta al Grande Fratello. Io che cresco in questa società penso che quel reato non è grave, che anzi è più grave bestemmiare al Grande Fratello in prima serata anziché su una tizia. Parleremo di questo, parleremo delle dichiarazioni di Gianbruno o roba del genere. Madonna mia, me sto sentendo male, me sto arrabbiata semplicemente perché sto a leggere lo schifo e
vorrei semplicemente vomitare per tutto quello che sto leggendo. Si parlerà di questo, in brevissimo, la mia pubblicità che sembra anche fuori luogo in questa situazione. Qui sotto trovate i miei social, se volete sostenermi mi aiuta molto, con un like, un commento, salutando Al qui sotto, così YouTube, nonostante le tematiche complicate, mi aiuta con l'algoritmo, le interazioni, quindi grazie mille in anticipo. Qui sotto trovate tutti i miei contatti e questa è una delle mie magliette, trovate qui sotto tutto. Vabbè, detto nella maniera più... Allora, iniziamo con la prima situazione, ovvero comandante dei vigili sardo, che commenta su Facebook: i genitori dovrebbero insegnare alle figlie a non scimmiottare i maschi e non ubriacarsi. Io non so davvero da dove iniziare. Questo è già il problema. Il problema è che tutti si concentrano su cosa la vittima non dovrebbe fare, una cosa che non accade in nessun altro reato. Per quanto riguarda, cioè, per esempio, anche quelli là che vengono truffati nelle truffe romantiche, che mandano i soldi a persone fake, per esempio, quelle persone hanno molta più, come si può dire, vicinanza da parte degli altri rispetto a una vittima di su, per esempio. E è fuori di testa. Cioè, un uomo truffato, per esempio, ha molto più solidarietà rispetto a una donna che ha subito una violenza. È una roba allucinante. Leggiamo l'articolo, lo Su di Palermo. I genitori insegnano alle figlie a non scimmiottare i maschi ubriacandosi, perché ovviamente ci sono cose da uomini e cose da donne. Mi ricordo una volta che a me piace un sacco il babà, mi piace un sacco come gelato, come pasticcino, come pastarella. E mi avevano detto: ah sì, una pastarella un po' da uomo. E da lì ho capito che, per quanto io posso vivere una vita, secondo me, neutra, diciamo, non influenzata dagli stereotipi di genere, io vivo all'interno di una società che ha questi stereotipi di genere e che ogni volta che io farò qualcosa mi giudicherà se sono abbastanza uomo o abbastanza donna per quello che sto facendo e mi colpevolizzerà per questo, perché se fai cose da donna vieni colpevolizzata, sottovalutata e anche tenuta così, perché sì, boh, puoi credi che era il sistema, puoi fare la mantenuta, certo che vieni giustificata e vieni trattata come feccia, hai svoltato su una cosa però vieni trattata come feccia, diventi super ricca con OnlyFans, sì, ok, hai svoltato il sistema, sei diventata un'imprenditrice, ma la gente ti tratterà come se valessi come pezza di da piedi ugualmente, purtroppo. Quindi qual è la soluzione? Comportarsi da uomo? Rimarrai sempre una persona che, sì, vabbè, ma non c'è la credibilità di un uomo. E io ve lo dico chiaramente, cioè, quante volte ai panel sui videogiochi, i film, eccetera, eccetera, non ci stanno solo uomini. Perché non esistono donne videogiocatrici? Sono la maggior parte, sono il 50% secondo i dati in Italia. Perché non vengono chiamate? Perché c'è il bias sulla credibilità. Quindi, qual è la soluzione? Semplicemente una vita di merda. Dove devi, non lo so, tentare di fare il massimo sperando che ti venga riconosciuto qualcosa. Oppure semplicemente accettare che ci avrà una vita piena di odio e non potete nemmeno immaginare quanto, ma vabbè. La polemica sui commenti del social di Massimiliano, vabbè, non facciamo il cognome altrimenti si arrabbia, capo della municipale del comune di San Graviano Monreale nel sud della Sardegna, l'imbarazzo del sindaco Carlo Tommasi, prendiamo le distanze. L'unica cosa da fare quando si è con una ragazza ubriaca è portarla a casa. Insegnatele ai vostri figli. E questa è la frase che da giorni centinaia di utenti condividono sui social a commento del Su di Palermo. Frase che il comandante della polizia di San Gavino Reale, paese a sud della Sardegna, ha pensato di commentare con una sua personale riflessione sui fatti, ovvero quella là. Le donne di scimmiottare i maschi. Allora, apriamo il discorso anche di una cosa, come vi dicevo, io vi dicevo e continuo a dire che il problema è esattamente questo, la politica e gli organi di Stato. Se questo reato, lo Su, non viene preso con la giusta serietà e si continua a fare victim blaming da parte degli organi che dovrebbero fare giustizia, c'è un problema. Tu puoi insegnare alle persone che quella cosa è sbagliata, ma appena ce ne sarà uno che sbaglia, tu ti troverai di nuovo la vittima messa in croce da quattro scemi. Perché? Perché magari il giudice è così. Perché queste persone non sono commentatori su Facebook, non sono yes voi. Cioè, voi potete anche, noi possiamo anche farci quattro risate per quanto riguarda quello di cui parleremo oggi. Ma noi oggi qui parleremo di politici. Io ho sentito avvocati, avvocate. E se noi siamo in una situazione
dove noi crediamo e trattiamo e parliamo in una certa maniera sui social di questo reato, dall'altra parte le nostre parole non contano un cavolo, perché la mia parola all'interno di un video conta semplicemente come una chiacchiera da bar, come se noi fossimo qui davanti a un sambitter a chiacchierare. Quello che conta è questo, perché se tu, ubriaca, vai a denunciare qualcosa che ti è successo e dall'altra parte ti ritrovi una persona così, o un suo collega, o qualcuno che la pensa così, come finisce? Finisce che nemmeno prenda la tua denuncia, probabilmente te la prende e la getta. Oppure ti dice, ma stai sicura? Ma non è che magari l'hai provocato. Io mi ricordo una volta ero andata a denunciare una roba e un tizio, quello della polizia, nemmeno mi ha fatto prendere la denuncia, non me la voleva prendere. E mi ha detto, vabbè, magari non lo dico, metti caso che cosa, però se verrò contattata io. Era questo commissariato a Roma e praticamente dopo gli racconto tutto di qua, di là, di qua, di là, il tizio continua a non volermi prendere la denuncia, mi parlava dei cazzi suoi, di come aveva fatto l'investigatore, roba così, le tipe che si scopava, cosa di cui non ci fregava un cazzo. Dopo tutto questo io continuo nel premere di voler esporre questa denuncia e mi dice che la denuncia posso scrivermela da sola. E mi dice, e io faccio, ma come posso scrivere una cosa? Sono venuta qua. Dice, sì, vabbè, trovi il form online, così. Alla fine io spingo e lui mi dà una roba controvoglia scritta a grandi linee con dei puntini di sospensione, tipo 3 righe. Questo è quello che è successo. E poi, mentre io volevo fare questa denuncia, lui mi continua a dire, ma non è che magari ci stava provando con te? E io dico, no, non ci stava provando con me, mi voleva insultare. Ma sei sicura? Ma non è che ci provava con te? No, non ci stava a provare con me, mi voleva insultare, mi voleva umiliare per quello ha pubblicato quella roba. Sicura? Boh, secondo me ci stava a provare con te. In una situazione, a me non era successo niente di grave a livello fisico. Era una cosa, con gli anni dico, ah, che stronzo, che stronzi, anzi, tutto quel gruppo. Però, se questo identico approccio fosse stato fatto con una vittima che aveva subito qualcosa, quella vittima non denunciava. Se tu vedi, vuoi denunciare e devi spingere, quello là non temporeggia e quasi ti dissuade, dire vabbè, ma tanto lo trovi online come scrive una denuncia, tu non lo fai. Se poi ti dice vabbè, ma non è che magari tu non gli hai fatto capire che non volevi, tu non denunci, ti senti in colpa. E se è successo con me su una roba che era una stronzata, dove effettivamente mi hanno preso per il culo una roba a sfondo intimo, roba così online, io volevo semplicemente denunciare, figuriamoci in una situazione come questa, molto più grave. E tutto dipende da questo, da persone che sono dall'altra parte. Se tu trovi, che ne so, un avvocato dall'altra parte, o dove vai tu che ti dice sì, però cioè, non è che magari ti sei semplicemente vergognata, ma come eri vestita? Non è che magari eri vestita così, vabbè, ma se c'è una gonna corta, ma da che ti aspetti? Perché noi ormai questa è diventata una frasetta del cavolo dove tutti crediamo, vabbè, ma ti pare che ti chiedono questo? Sì, l'ho sentito con le mie orecchie, non ce volevo credere, mi stava a esplodere il cervello mentre lo sentivo. E se tu sei una vittima che ha provato questa cosa e c'è il tuo avvocato che ti dice quello, tu esci e non denunci. Se c'è dall'altra parte, è probabile che tu, per non subire più tutta quella roba al processo, quel trauma, seconda rivittimizzazione al processo, rivittimizzazione dove si incolpa la vittima, tu è probabile ritirare la denuncia, ma non perché sei una cazzara che ha detto una bugia, la ritiri perché non ne vuoi più di quella merda, dici vabbè, ho subito questo, mi risparmio almeno l'ultima stronzata. È un problema. Se tu poi vedi in TV qualcuno che racconta magari una situazione come la tua, perché quella di Palermo è stata sicuramente una situazione simile a tante altre ragazze. Quante ragazze magari hanno bevuto una serata, si sono svegliate nella casa di un amico loro e non sono ben sicure di quello che è successo. Io ho sentito di persone a cui mi hanno raccontato una storia del genere. A me mi è gelato il sangue, fortunatamente a me non è successo qualcosa di simile, però ovviamente la mia prima reazione è stata avere paura, perché io non so ovviamente che tipo di pericolosità era la situazione, non so niente, per carità, non mi sono nemmeno mai permessa di toccare l'argomento se queste persone non erano pronte. Però è un tipo di racconto che molto probabilmente molte vostre amiche avranno. Avrete almeno un'amica che ha un racconto simile, che magari nemmeno a se stessa vuole dire cosa è successo. Magari potrebbe non essere successo niente, però il fatto che avvenga ed è così normalizzato, e quando dico normalizzato vuol dire semplicemente che tutti reagiscono come
è stato diventato più un'emergenza nazionale, veramente, se succedeva una stronzata di Grande Fratello rispetto a questo. E questo parla di come se ne sbattano il cazzo. Continuiamo con la nostra trafila di bellissime notizie sull'argomento. Dopo questo, che cosa c'è? Vi leggo. Madonna, andiamo dopo per Andrea Giabruno. Andiamo a De Luca, sindaco di Napoli, lo è ancora. Adesso è il presidente della regione Campania che parla dell'orrore di Parco Verde. Altra notizia che racconta di due ragazzine e sembrerebbe anche situazioni complicate per quanto riguarda la criminalità organizzata. Allora, non è che ora succedono tutte queste cose. Ora la stampa si è resa conto che questo è un argomento caldo. Fa fare click e quindi ne parlo. Fortunatamente ne parla, finalmente ha l'attenzione mediatica per far capire alle persone quanto spesso queste cose accadono. Ovviamente la stampa privilegia fatti simili a quello di Palermo, quindi che sono fuori dalle mura domestiche, ma la maggior parte avvengono proprio all'interno delle mura domestiche, come vi dico sempre. La soluzione di De Luca, qual è secondo voi? La militarizzazione, come vi dicevo nel video, ve ne ho parlato nel video di Giorgia Soleri, scusatemi, i politici hanno due modi, ora aspetteranno, sapete che cosa, che ci sarà un evento simile in cui c'è qualche colpevole che non è italiano, così la vireranno sul razzismo. Al momento non gli è successo e non sanno che pesci pia, per questo non sanno come risolvere le cose, perché dei diritti delle donne non gliene frega un cazzo. Quello che gli interessa è semplicemente utilizzare questa situazione per trainare una loro campagna politica, ma le loro campagne politiche sono militarizzazione e cose non belle verso le persone non bianche. Purtroppo gli ha detto male, se donne non sono state, non hanno subito qualcosa da persone non bianche o col permesso di soggiorno, no, non possono nemmeno urlare ai rimpatri, nemmeno il famoso a casa loro. Purtroppo sono italiani, e che fai? Devi risolvere il problema, devi capire e devi parlare di questo problema all'interno della società, non lo puoi più arginare e dire la loro cultura, vengono qui gli uomini delle altre culture. No, è un problema italiano, guarda un po', non l'avete risolto e guarda un po' sta qua, l'avete sempre nascosto nel terreno addossandolo a persone esterne, ma guarda un po', è anche made in Italy questo problema. Quindi cosa fanno? Militarizzazione, certo, risolverà tantissimo, l'80% degli stupri avviene dentro casa e tu metti la militarizzazione fuori. Grande, grande svolta, cambierà tutto, risolverà il problema, grazie, è veramente fantastico. De Luca, Caivano, l'inferno in terra, lo Stato non c'è, serve l'assedio militare. Devastanti anche certe serie TV. E ora arriva questo, l'argomento serie TV. Come vi dicevo, questo fatto di Palermo non è servito per dire oh guardate, c'è questo problema, come si risolve? L'educazione? Oppure pene più severe? Che cazzo facciamo col fatto che questi sono dei tizi che fanno del male alle donne, che abbiamo quasi ogni giorno una tizia che viene fatta fuori dal marito, dall'ex fidanzato, roba del genere? Come si risolvono queste cose? Ma la colpa a chi la vogliamo dare? A Gomorra. Ma sì, possiamo parlare magari vagamente, possiamo anche parlare del discorso dell'industria per adulti e di come in assenza totale di educazione sentimentale e romantica dei ragazzi prendano l'intrattenimento per adulti come la rappresentazione fedele della vita intima. Ma non è la rappresentazione fedele della vita intima, esattamente come un film di John Wick non è una rappresentazione fedele di te che vai a comprare latte, non lo è, ma è una versione estrema di cose che potresti non vivere mai nella vita, esattamente come Mission Impossible. Vivi in quella una vita, quando prendi in macchina la tua auto e prendi il volante, sei Vin Diesel in Fast and Furious? No, esattamente questo. Però ovviamente tu non riesci a inquadrare quello che vedi se non c'hai un adulto vicino che ti spiega questa cosa, ma sia mai. Allora, De Luca se la prende con Gomorra, certo. Il problema è proprio Gomorra, dopo 50 anni che è finito il problema ovviamente è quello, ma certo. Vincenzo De Luca, sulla vicenda del stu di due cuginette minorenne nel Parco Verde di Caivano, è stato in silenzio e dice: per non unirmi al coro della solidarietà penose, non lo so, è insopportabile. Ora però mette il carico da 100, certo, perché quando dovevi semplicemente parlare delle vittime,
se mai ci devo attaccare a qualcosa che è della mia politica, altrimenti che parla fa, che mi serve sto caso, devo per forza buttarci in mezzo qualcosa di mio, un po' come quelli che parlano di qualcosa e ci parlano, eh sì ma pure io c'ho solo, sti cazzi, stiamo a parlare di un altro discorso, madonna mi sto avvelenando, scusate. Ora però mette il carico da 100 nelle ore in cui fa concreto l'arrivo del presidente del consiglio Giorgia Meloni, anzi della presidente del consiglio Giorgia Meloni, fra i casermoni dell'edilizia popolare in provincia di Napoli. Ovviamente anche questa narrazione, questo modo in cui è scritto le fanpage, ovviamente questi casermoni in tono abbastanza stereotipizzante, vabbè, soprassediamo che c'è tutta questa cosa di un po' di classismo che non fa mai male, perché ovviamente le cose succedono sempre nei cosi malfamati. Poi nel caso della Robusta o di altre situazioni, o di quell'imprenditore che qui a Roma aveva tolto la vita a 3 escort super ricco, che l'aveva praticamente fatta a pezzi per le scale, forse se ne sono dimenticate perché era troppo ricco e viveva troppo al centro per poter essere piazzato o accollargli la scusa che era stato ispirato da Gomorra o nei quartieri malfamati, vabbè. Il presidente della regione Campania ha parole pesantissime, ma come al solito il suo è un crescendo. Prima parla di ciò che la regione Campania ha fatto per l'area. Abbiamo fatto da supplenza ad altre istituzioni che non hanno fatto niente, ovvero il comune e il governo. Sì, ok, che hai fatto? Hai tagliato l'erba? Mi dispiace, non conserva a questo argomento, vabbè. Domani la regione avrà un incontro con il commissariato del governo di comune di Caivano e con i dirigenti scolastici per mettere appunto un ulteriore programma di interventi in zona. Tuttavia, non è un attacco frontale all'attuale esecutivo di destra, tant'è che De Luca dice: ho ascoltato Giorgia Meloni, apprezzabile ciò che dice, purché ovviamente ci sia la sostanza. La realtà in quella zona è maledettamente complessa e non c'è un solo intervento decisivo. Oddio, ha ragione il ministro dell'interno Matteo Piantedosi quando dice che c'è un problema culturale. Ecco, un problema che riguarda i modelli trasmessi ai giovani di Caivano e non solo. E i modelli non sono il problema di Gomorra. I modelli, il problema sono per esempio quello che ha detto il presidente La Russa quando è stato accusato il figlio, quello che ha detto un altro esponente politico come per esempio Grillo quando è stato messo il figlio a inizio attenzionato, roba del genere. Quello è il problema. Perché tu lì stai dicendo, cioè è come se tu un poliziotto ti dicesse: vabbè, ma sì, ok, io ho torto la vita a sta persona, però tu dici, ah, allora lo posso fare pure io, se lo fa lui, perché non lo posso fare io? Allora sta dica, ok, sta roba che sì, ok, grave, però è un po' un'italianata, un po' così. La gente non è che è cresciuta con Gomorra. Vabbè. E poi arrivano le parole veloci e pesanti come selci in una fionda. Santo Dio, fanpage, mamma mia, ma come sono scritti questi articoli. Prima contro le serie TV sulla criminalità ambientale a Napoli. Effettivamente non esistono al nord, non ci stanno questi problemi, eh? No, vabbè. Il riferimento è alle produzioni come Gomorra, di cui De Luca ha già parlato nel corso degli anni, e non certo da fan, ovviamente, a sentire... Santo Dio, ovviamente visto che era il suo tema caldo ha tentato di inserirlo qua, come ovviamente i fatti di Palermo, proprio questa macizzazione noi l'abbiamo vista in politica, non vi ricordate tutta la parte dei Salvini, tutta la parte di Bossi che parlava del suo pene, dei armiamoci, cose così, cioè, è stata una narrativa politica per un sacco di anni e non puoi dire alla gente, ah vabbè no, sono le serie TV, no. Sono persone autorevoli, perché la politica e i politici, che sono molto spesso ultimamente ridicoli e con la credibilità che, non lo so, manco un cagnolino influencer su Instagram, hanno fatto in questi periodi, in questi ultimi anni. E quindi hanno dato questi messaggi. Hanno dato questi messaggi che queste cose si possono fare. Cioè, Berlusconi e il Bunga Bunga, le accuse di cui era accusato, il processo per Ruby, sono tutte cose... l'hanno passata liscia agli occhi del pubblico. Molte cose sono sì, vabbè, sono sbagliate, sì, per carità, però. E secondo voi, cioè, se tu vedi in anni tutte queste cose nei politici, prima il figlio di quello, poi il figlio di quell'altro, poi il politico quello, poi il politico quell'altro, e tutte vengono, finiscono con un nulla di fatto e finiscono con il politico che non ha zero ripercussioni, sta là. La Russa ha sbagliato. Non intendo il figlio, intendo il padre che ha utilizzato il suo potere per parlare del figlio e parlare male dell'accusatrice, ha sbagliato, ha subito qualche ripercussione? No,
Grillo ha subito qualche ripercussione per aver straparlato sul figlio? No. E quindi? Cioè, Gomorra o la vita reale? La vita reale. Perché pure se tu non vedi la TV, questi magari non leggono manco uno straccio del giornale, di politica e roba del genere, assumi e trai queste informazioni dalla vita reale. Dove vedi, senti le canzoni, la musica, ma la realtà che dà conferma a quelle cose. E poi senti l'amico tuo. Magari vedi tuo padre che dà una pizza a tua madre, vedi tuo padre che parla in certo modo delle donne, senti l'amico tuo che dice che ha fatto una certa cosa a Pischella, e allora dici che ok. Tutto il mondo ti dice che questa cosa è ok, perché dovresti pensare che è tanto sbagliata? Vabbè, trasmissioni TV diseducative sulla camorra. Gomorra non si presenta come una puntata speciale di Super Quark. E non si può pensare che non si possa creare un tipo di intrattenimento di un certo tipo. Anche qua, non è diseducativa Gomorra. Nel caso è il problema se tu, genitore, fai vedere a tuo figlio Gomorra senza spiegargliela. E probabilmente il problema è anche nei genitori, che mitizzano certe cose. Un'intera generazione che si veste come quelli del telefilm. No, magari sì, quelli del telefilm, per essere considerati realistici, si vestono come la gente di quell'epoca, vabbè. Che parla come i protagonisti, che usa lo stesso gergo, è sconvolgente, così come lo è il sesso sui social. Parliamo di giovanissimi che sono alle prese con immagini sconvolgenti di famiglie a metà intimidite e a metà devastate. Che vuol dire? In tanti territori c'è dunque un problema culturale, ma dobbiamo dirci che sono problemi che richiedono tempi e generazioni intere. Non è che la generazione è questo il risultato, questa generazione è l'ennesimo risultato in cui ogni giorno, ogni due giorni c'è la mattanza di una donna che era la moglie, la fidanzata, l'ex, e tutti reagiamo come se fosse normale. È come se tu ogni giorno ci avessi un gruppo di suprematisti bianchi che togliessero la vita a delle persone nere. Tu penseresti che, visto che nessuno si muove per fermare questa cosa, è inevitabile, è una cosa che capita. Dici, sì vabbè, è sbagliata, però se nessuno fa qualcosa di concreto, allora forse non è poi così sbagliata, una delle tante cose come, che ne so, rubare. E questo è il problema. Cosa ha fatto De Luca per il femminicidio? Cioè, a me sembra più vicino questo argomento rispetto a Gomorra. Vabbè. De Luca ipotizza uno scenario brasiliano, stile incursioni della polizia speciale nelle favelas, perché ovviamente solamente nelle parti povere succedono queste cose, no? Le donne non vengono, il coso che era quello là al nord, a Milano, che gli dava le sostanze e queste svenivano. No, era un tizio ricco, benestante, no, però ovviamente no, nelle favelas. Serve l'assedio militare a Caivano, lì dove lo Stato non esiste. Magari servirà per altre motivazioni, non certo per salvare le donne, vabbè. Come mandiamo i reparti militari nei luoghi di guerra? Dobbiamo farlo anche lì. Per un anno bisogna togliere l'aria che respira nei delinquenti. Caivano è l'inferno in terra, lo Stato non c'è, ma noi dobbiamo dare una risposta ai padri di famiglia. Una risposta ai padri di famiglia. Cioè, quindi delle figlie così, no, non ci interessa a noi, delle madri nemmeno, facciamo riferimento sempre alla figura maschile perché dobbiamo avere rispetto di lui, non certo delle donne, non per farsi star sicure le donne, cioè metti caso, no, ai padri di famiglia. Porca troia, cioè ve giuro, mi viene solo da bestemmiare a leggere queste cose. Che va all'inferno in terra, porca, madonna, mi sto sentendo male. L'inferno in terra, ma questo lo sapevamo da quando hanno scaraventato dall'ultimo piano la piccola Fortuna, dopo averla viole e dopo aver prodotto video pedo. Ma anche allora, passata la prima ondata di emozioni, per questo non ho voluto neanche parlare in questi giorni per scomparsi tutti. Ok, parliamo di un caso di Fortuna. Fortuna è una bambina di cui io mi ricordo perfettamente una cosa, mi ricordo le parole di Corrado Augias. Nei primi periodi in cui si sapeva solamente che era una bambina stata lanciata da una finestra, non si sapeva bene il resto, si ipotizzava che stesse scappando da una violenza di un uomo. In realtà si è scoperto che le violenze erano così sistematiche che la persona che si è occupata della, come si dice, dell'autopsia della bambina
è rimasta sconvolta perché la bambina, per quanto aveva subito violenza, non aveva più la possibilità di tenere la cacca. Era talmente gravissimo quello che aveva subito, dove non aveva più quella possibilità. Si faceva i bisogni addosso. E io mi ricordo che al ridosso di questa notizia, Corrado Augias, all'interno di una trasmissione, ci sono ancora i video online e gli articoli, diceva: guardatela come si atteggiava, sembrava una sedicenne. Perché c'era una foto in cui questa bambina aveva i capelli ricci ed era vestita carina. E io non riesco a vedere nessun altro tipo di lettura in quelle parole di Corrado Augias, che è sicuramente personaggio importante, bravissimo per altri livelli, in questa situazione ha detto una frase fuori dal mondo, che forse, che all'epoca era criticata, ma non abbastanza. Io ogni volta che rivedo adesso Corrado Augias nelle trasmissioni TV, mi dispiace, ha fatto tante cose per la TV, telefono giallo, roba così, io non la voglio più vedere in televisione. Se vedo qualcosa che dove c'è lui cambio, non compro più i suoi libri, non voglio supportarlo in nessuna maniera. Di una bambina che quanto c'aveva, per fortuna, 7-10 anni, totalmente una vita rovinata da queste persone, da questi uomini. E la prima è una delle cose che ti viene in mente, ma anche l'ultima non ti può venire in mente, si atteggiava da 16 anni. Come legge questa frase? Io l'ho letta semplicemente come una colpa, perché tentava, tipo come se fosse l'incipit di Lolita di Nabokov. Ma Nabokov ha scritto Lolita proprio per farci vedere la mente malata di una persona che fa del male a una bambina, a una preadolescente, e continua a darsi la scusa che sia lei ad averlo provocato. Ma leggendo Lolita capite che lei si tenta di scappare in continuazione. La prigioniera scappa. Ha la vita rovinata da Humbert. Ma quanto detto da Augias sembra esattamente questo. Si atteggiava a 16 anni. Si atteggiava. Io non posso credere che una persona che conosce le parole come Augias abbia utilizzato in maniera inavvertita la parola atteggiare, che è una cosa, ha una connotazione negativa. Atteggiarsi, si finge più grande, eppure se fosse, sti cazzi, è una bambina, può anche fingersi così, ma c'è tutta un'ingenuità dietro qualsiasi tipo di atteggiamento. Io da piccola volevo vestirmi da Catwoman, che è un vestito in latex, capivo che c'era una lettura diversa su quel vestito di Michelle Pfeiffer, certo che non lo capivo, per me era un vestito figo e basta. Un bambino non capisce queste cose. Ci può essere la malizia dietro a degli adulti o delle madri, ma non negli atteggiamenti di lei. Puoi criticare come la costruivano, diciamo, i genitori. Io non mi ricordo molto altro perché non ho avuto il coraggio onestamente di leggere la storia di Fortuna, quindi non so se c'era altre persone intorno che erano d'accordo nel determinate cose che subiva, ma non puoi dire si atteggiava a 16 anni. È una cazzo di ragazzina che ha subito sta roba, è stata lanciata da una finestra. Ma come cazzo ti viene in mente di commentare così? E il fatto che Augias abbia ancora una carriera in TV, nessuno gli riporti sempre questa cosa, è un problema. E ce l'ho anche con un'altra cosa, io ce l'ho anche con un'altra situazione che riguarda un caso di cronaca molto molto famoso, dove all'epoca c'era una presentatrice che scrisse una cosa, e quando ho riportato questa cosa mi sono beccata gli insulti del compagno di fan, vabbè, ma questa è una cosa di cronaca. Tempo al tempo. Arriviamo alle parole di Andrea Gianbruno, fidanzato di Giorgia Meloni, premier, presidente, la presidente, presidentessa anzi, giusto così, per dargli fastidio. Visto che quando una, che ne so, vuole il femminile tipo architetta, tutti la devono perculare, ora visto che lei pretende il maschile, il presidente, io dico presidentessa, tanto ci piacciono queste cose, fare un po' gli snob. Allora, Andrea Gianbruno a quanto pare ha un programma. Noto per me, che sono un ignorante, quindi per carità nulla togliere a lui, che ha una bellissima cotonatura di ciuffo, l'ho visto che ha veramente un bel bounce,
chissà che la causa, dovrei chiederglielo. O forse li fona con la, spazzola rotonda, forse i capelli, forse. Lui ha un programma a quanto pare. E vi ho scoperto il suo immenso talento nell'essere un conduttore su Rete 4. Chi me l'avrebbe detto se non su Rete 4? Vabbè, cosa dice? Fanno un discorso dove io ho sentito già dei nomi noti, dei personaggi che hanno detto delle cose, e insomma la frase finale è: se eviti di ubriacarti, non incontri il lupo. Certo, infatti quelli che c'hanno, che ne so, il padrino dentro casa, che io cosa, la piccola Fortuna si era ubriacata, infatti, sì. Giorgia Tramontano, no, come Giulia Tramontano, quella là che hanno tolto la vita, che era incinta, lei non si era ubriacata. Vabbè, discorsi vari, cioè potremmo fare un discorso lunghissimo di tutte le persone vittime di violenza che poi hanno tolto la vita, che non hanno bevuto mai in vita loro, erano assieme, non hanno mai fumato niente, e qua e là. Ma discorsi vaghi, perché magari troverebbero qualche altro dubbio, tipo sì vabbè, ma come era vestita? Sì vabbè, oppure no, si è fidata. Oppure uno che mi ha scritto su Twitter che è stato: sì, però voi donne non sapete capire quale è, se un uomo è un pericolo o meno. Certo, c'ha scritto in faccia, il cazzo è l'ombroso, la teoria secondo cui i tratti somatici volevano dire così. Virtualmente, se fosse così, allora le donne dovrebbero proprio evitare in toto gli uomini, tutti quelli etero, e ciaone, e se sarebbe una meraviglia. Poi la voglia diventa black pillati a cagare il cazzo che volete la figa, ma Dio santo, scomparite dall'umanità, santi Dio. Allora, ieri il giornalista dice questa cosa dall'alto del suo capello super fonato. Oggi però io ho apprezzato tantissimo cosa ha detto Alessandro Zan. Lui è del PD, non me ne frega onestamente niente del partito, onestamente non ho simpatie per il PD. Ma questo è un altro discorso, perché onestamente è uno di quei tanti partiti dove mi sembra veramente che si parli, si straparli tanto di diritti delle donne, ma poi non si faccia un caso. Ma è a livello di possibile, cioè il possibile, possiamo dire che è un... com'è possibile che possibile sia un partito che parli, esista solamente sui social? Indignazione, retweet, roba del genere, poi c'è una raccolta fondi, roba così, una volta ogni 100 anni forse, manco veramente se stiamo lì. Vabbè, concretezza zero, forse ci stanno più azioni concrete in qualche influencer femminista che seguite, probabilmente Giorgia Soleri ha fatto molto di più rispetto a possibile. Ma questo è un altro discorso, oggi sono indemoniata, scusate, proprio isterica, qualsiasi altra malattia che è stato stereotipo delle donne, che insomma che avevano qualcosa da dire, applicatela oggi oppure tacete per sempre. Alessandro Zan, colui che ha tentato di far passare il famoso DDL Zan, che è stato travolto da una sorta di disinformazione, perché era contro qualsiasi tipo di discriminazione, per assurdo anche tutelava anche gli etero, anche gli uomini, santo Dio. Purtroppo questa legge non è passata, e purtroppo anche la discriminazione di persone disabili non ci sarà, perché è stato molto più divertente per tutte le persone di destra fare migliaia di campagne su il diritto di dire la F word, probabilmente, santo cielo, grandi problemi dell'uomo etero bianco italiano di destra, il loro diritto, la loro libertà violata del non dire la F word. Poi dopo, se le donne si ubriacano, sono andate a cercare, mamma mia, le pizze in faccia metaforiche che si meritano. Alessandro Zan commenta quanto detto da Andrea Gianbruno con: prima di Caivano ci si deve augurare che Meloni affronti la questione in casa propria. Boom! Spiegando a Gianbruno che colpevolizzare le vittime di una violenza, tanto più in diretta TV, è una pratica barbara e perversa che scaturisce dai peggiori stereotipi macisti e patriarcali. Alessandro Zan, figo de Cristo, non so nemmeno che faccia abbia, vabbè, per le parole che ha detto, esattamente per questo. Trovo molto divertente e mi compiaccio di questa cosa, detto proprio sinceramente, quanto riguarda la situazione. Essendo una donna, molto spesso mi sono sentita di dire, cioè mi sono sentita dire dalla gente tipo: metti in riga la tua fidanzata, roba del genere, e altri testa di cazzo simili. Però apprezzo che in questa situazione tutto lo stereotipo macista della destra venga totalmente spolverizzato da una donna dire: metti in riga il tuo uomo. Fa ridere, ma fa anche riflettere.
Allora, Gian Bruno, tutto inviperito, tutto stizzito e ci aveva un diavolo per capello, ha deciso di replicare, dicendo, dando a tutti degli ignoranti, degli analfabeti funzionali, chi più ne ha più ne metta. Ovviamente siamo noi che non abbiamo capito. Con un'energia che sinceramente era abbastanza lacunosa quando c'era da difendere a gran voce la protagonista quando si parlava di lupi e di ubriacarsi. Guarda un po', chi l'avrebbe mai detto? Lui fa un po' tutto inviperito, non vi faccio vedere il filmato altrimenti me lo butta giù e forse mi becco una denuncia da Mediaset, cosa che sinceramente non me posso permettere di avere, perché io non sono una che prende 10.000 euro al mese come un politico medio, mettendomi lì a dire cose contro le vittime di Stu. Guarda un po', però posso dire sinceramente, calm down Beyoncé, onestamente sì, pure meno. Vediamo se ritrovo anche il video completo in cui diceva la sua roba, tutto inviperito, tutto arrabbiato, proprio mamma mia, sono una vespa, tipo video sfogo di tacchi alti. Ci manchi tantissimo, anche se sei fan di Salvini mi manchi lo stesso, sei l'unica persona per cui faccio un'eccezione. Allora, no, non sono attivi i sottotitoli, tristemente. Ecco, lo faccio quasi con il sorriso. Ecco, insomma, dice, mi è doveroso precisare che nessuno in questo luogo ha giustificato l'atto. Anzi, sono stati utilizzati dei termini molto precisi. In termini come abominevole, per quanto mi riguarda l'atto, e gli autori sono stati definiti bestie. Anche qua. Non faccela oggi e forse non faccela manco domani. Dire abominevole, però dici, però, se vi ubriacate, roba così, è un cazzo e tutt'uno. Anche dire bestie, no, non sono delle bestie, sono delle persone e meritano la non deumanizzazione per due motivi. Uno, perché se tu dici bestie, gli stai quasi a far un piacere, perché in pratica dai a loro dell'animalesco e non delle persone orribili, hanno fatto un gesto orribile davanti a una persona che chiede aiuto, pietà, basta, loro si sono sbattute il cazzo, se hanno riso in faccia, sono delle persone di merda e non bestie inferocite. Tu non devi deumanizzarle, le persone, né la vittima né il carnefice, sono delle persone con i loro cazzo dei problemi, se magari ce l'hanno, cazzi loro, però delle persone di merda che hanno programmato questa cosa e non sono bestie. Perché se tu dici bestie dai per scontato che tu siano qualcosa di diverso, ma noi, qualcuno che vuole fare queste cose, non lo riconosciamo. Cioè non è che andiamo per strada e diciamo, madonna mia, quello c'ha proprio la faccia di quello che fa ubriaca la tizia e poi se ne approfitta. Mi dispiace, no. Quello c'ha la faccia proprio del marito che menamo io. Mi dispiace, non è così. Continuiamo. Allora, quindi tutti coloro che in maniera strumentale hanno utilizzato, in maniera, ripeto, strumentale, fuorviante, distorcendo la realtà di quanto da me sottoscritto detto, lo stanno facendo o perché è in malafede o perché hanno seri problemi di comprendonio. Quindi tutti coloro che vanno a ruota, forse consiglio loro di seguire la puntata di Diario del Giorno per interpretare in maniera corretta quanto detto. Vabbè, la pubblicità finale fa molto youtuber che deve spingere l'ultimo video, che è andato un po' male, ma vabbè. Evidentemente forse sto Diario del Giorno non è che sta a fare proprio gli ascolti fondamentali. Effettivamente non è carta bianca, cioè carta bianca fa spacca tutto, Diario del Giorno io non l'ho mai sentito, a parte per questo caso. Che un compagno, una persona legata direttamente a un rappresentante di Stato possa dire una cosa del genere è problematico. È problematico perché inevitabilmente per lunga cosa rappresenta anche il governo. Sì, ok, siamo d'accordo. Lui è una persona, lei è un'altra persona, è così. Quello che dice il fidanzato non ricade sulla fidanzata, eccetera. Allo stesso tempo tu sei una persona attenzionata che ha grande attenzione su di sé e anche grandi privilegi. Il problema, santo Dio, il problema è anche tutta questa rabbia. Non si può rispondere così. Detto proprio tranquillamente, mo lui è fidanzato da Meloni, non gli succederà niente. Se avessi risposto io in un video o il vostro youtuber preferito, sarebbe stato distrutto. Proprio così. Finito di lavorare. Se avessi risposto io, mo non capito niente, di qua di là. Probabilmente via, addio, ciao, addio carriera. Però anche questo è tutta il famoso discorso del il privilegio. Il punto è, non ti puoi incazzare così, non puoi rispondere così.
Puoi dire mi dispiace che sono stato mal capito, non, mi dispiace che sono state manipolate le mie parole, confermo la mia vicinanza alla vittima e condanno assolutamente questi gesti. Voglio dire che insomma sono d'accordo che bisogna prendere provvedimenti, che queste cose non debbano avvenire, ma non puoi rispondere così. Se risponde così hai bisogno di qualcuno che ti faccia da consulente, un autore testo migliore. Perché chi al momento sta scrivendo i testi per questa cosa forse non ti vuole così tanto bene, ecco, mio personale giudizio personale, dall'alto del mio unico esame in format TV e zero lavoro sul campo, però vabbè, non so figlia, non sono sposata a nessun politico, quindi mi attacca il cazzo. Quindi probabilmente non ce la lavorerò mai in televisione, oppure mi inviteranno come invitano tutti quelli di internet per prenderli per il culo qua, da parte di presentatori falliti. Tutto questo arrabbiamento e infeperimento onestamente non sta né in cielo né in terra, ed è esattamente il problema per cui queste cose accadono. Non può andare in onda una roba del genere, non puoi dire queste cose in televisione, e se dici queste cose in televisione non ti verrà la polizia a fermarti, ma darei dei messaggi, e il messaggio è ok di determinate cose e dire ma è un consiglio per le ragazze. No, non è il modo in cui prendere l'argomento, non è il modo. Altrimenti che diciamo? Vabbè, per evitare la pedo, roba così, allora non lasciamo le bambine vicino agli uomini adulti? Questa è la risoluzione? È la stessa identica, il concetto è lo stesso. Non è questa la soluzione, non è quello il problema, e per risolvere una situazione devi capire uno qual è il problema, ovvero perché queste persone continuano a fare queste cose, perché non capiscono nemmeno per, non per rispetto verso il prossimo, ma nemmeno per dire oh qua va in galera, manco per cagasse sotto questa roba, bisogna capire quello. E purtroppo stanno sbagliando tutto, media, politici eccetera. Media che utilizzano il sensazionalismo, l'indignazione, media che utilizzano il buon vecchio caro victim blaming, che a breve appena trovano un caso dove ci sarà un colpevole che è nero con il famoso permesso di soggiorno, utilizzeranno quello e vireranno tutto sul razzismo, perché è molto più comodo e comodo per tutto, fingendo che il problema delle donne che vengono fatte fuori sia un problema esterno, non italiano, non made in Italy come tutti i Davide tutti i giorni, ma esterno. Ma vabbè, questo era tutto, sono indignata, inviperita, vomitevole, provo lo schifo in terra e non so, mi sono molto tenuta all'interno di questo video, altrimenti sarei finita querelata da tutte le persone se avessi iniziato a fare un nome dietro l'altro. Mi fa schifo tutto ciò, mi fa schifo, mi fa schifo questa società, mi fa schifo che nessun politico abbia mosso un dito, che ognuno abbia la sua piccola agenda di cazzi vari, dei problemi che vuole portare avanti e porta avanti quello, mi fa schifo tutto, ecco. Mi fa schifo che nessuno sta pensando al problema di per sé e nessuno si sia degnato di tutte. Mi fa schifo che nessun politico abbia mosso un dito, che ognuno abbia la sua piccola agenda di cazzi vari, dei problemi che vuole portare avanti e porta avanti quello. Mi fa schifo tutto, ecco. Mi fa schifo che nessuno sta pensando al problema di per sé e nessuno si sia degnato di tutte queste persone coinvolte di dire sono dalla parte di questa ragazza. Mi dispiace quello che ha subito, è terribile, farò di tutto per aiutarla, farò di tutto per evitare che succeda una situazione come la sua. Parole semplici, eppure nessuno riesce cazzo di dirle vaffanculo. Ma che merda, santo Dio, vaffanculo, va, non ce la faccio più. Se leggo un'altra roba del genere, non doveva obbligarsi, lei come era vestita, le immagini che metto sui social, forse aveva solo quello da far vedere, ma vatene tutti a fanculo, veramente, mamma mia che schifo di persone. Mi contengo, ciao, lasciate qui sotto un emoji a tema rosso, rosso perché sto smaffata, ciao.